Ora ho platinato. Ah, buono, bravo. Platinato? Sì, ho platinato, infatti. Eh sì, non ho diamantato, platinato. Eh sì, è forte, cioè, è effettivamente forte come carta. Ok. Vabbè. Bene, ma non benissimo, male, ovviamente. Ovviamente mi dà anche la mano giusta per quella sbagliata, quindi. Non è un problema. Non è un problema subire danni. Io direi. Ho subito questo. Sì. E hai rotto le balle prima, no? Però sì, vabbè, puoi anche attaccare, solo... è come se avessi tappato. Ok, però te lo giuro che a sto giro ho sbagliato. Cazzarola, devo fare un'altra cram. Ecco, non mi fido a tirarlo qui adesso. Non mi fido a tirarlo qui adesso. Non mi fido. Ho un Killian apparecchiato, ma non mi fido. Quindi vediamo, però devo avere almeno 4 terzi. Ok. Oh, c'è anche lui, Ottimo. Allora faccio così. Devo prendere una palude. Tiro di questo. Ok. I grifozzi. E adesso sono abbastanza pronto a tirare su. Preghiamo. È abbastanza bene. Ottimo. Allora. Oh Cristo santo. Hai nero. Sì. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Sì, sì, ma non però so vabbè. Se cambiava. Attenzione. Ok. Ok. Indestructible, Quello sì. Double strike 2-2. 6 a 23. Quindi se pari il 2-2 non muoio, non dovresti morire. No, no, non muoio, però Luminarch. Vuoi parare il Luminarch? Sì. Ci sta. Sì. Molto bene. Allora. Sì. Ma dai. Sì, nice. No, è molto nice. Adesso te lo spiego un attimo, Sei tipo morto. Non è morto, non perché può parare. Non può parare. Ah, è vero, non è bene. Cazzo, ragazzi. È così che si vince all'improvviso con il mio mazzo. Esatto. Meno male che mi è venuto Vito, cazzo. Vito vince. Sì. Infatti ho fatto bene a aspettare e tra l'altro ho anche sbagliato a tirare giù quello, pensa te. Però life gain è troppo forte, cioè è utilissimo anche per rimanere vivo. Pescato un sacco di creme, un sacco di robe. E bustina!
Lasci via. Sì, poi anche 200 creep as. Cioè, quindi andiamo ad aprire la bustina. Cos'è che dobbiamo trovare? Cose belle. Cose grosse, sì. Un Jolly Mythic. Sì, tipo la cosa migliore. Esatto. Ah, beh, dai, non avevo un sacco di cose. Steadfast Paladin, sì, bello, ma non ci viverei. Delver's Torch. Non ci vivrei nemmeno io, una scusami. Bello, ma non ci viverei. Grim Wanderer sembra carino. Grim Wanderer è abbastanza forte. Sì. Flash, cast dispel on if a creature died. Beh, questo è bellissimo. 2, però... 5, 3, cioè. Sì, è bellissimo. Così. Poi, Amapashtar, Ruin Seeker, Accercatore di rovine, che rovine o di rovina? O di rovina. Room Abilities of Dungeons, io ho un trigger and dice, oh là là, minchia, questa è tosta, Sì, sì, sì. Trigger una volta in più dungeon. Cazzarola. Yeah. Questo qua mi ha praticamente quasi devastato. Era sempre la stessa partita di quello del D20 con Luz. Ah. Mi ha tirato giù Luz, il Teleportation Circle. Ogni turno scompariva, rimetteva in gioco e mi succhiava una creatura. Scompariva, rimetteva in gioco, succhiava la creatura. Sì, sì, sì. Poi per fortuna gli ho spaccato il Teleportation Circle. Però hai già capito dove andiamo a finire. Sì, è sì, sì. Mortale, è una questo. Carta che vale adesso, come ora in cartaceo, vale poco. Ma mi piace talmente tanto che ne ho ordinati 4 foil. Perché secondo me è una carta che sì, è bella foil, poi. È troppo sì. Bella. Adesso la puoi usare appunto con le cubi gelatinosi. Sì, sì. Quello nero mi pare, giusto? O col drago rosso, tipo 4 danni per tutti. Sì. Il cubo gelatinoso nero serial killer è forte, perché se vai a vedere andiamo un attimo a vedere sui decks, giusto? Sì, sì, vai, vai. Allora vado qui, cerco, mi sembra che sia nera comunque, vabbè. Sì, sì, è nera, gelatino. Esatto, così not collected. Vai. Ah, non ce l'hai? No, devo far cube. Anche cube. Eccolo qua, costa anche 4, vedi? Quando entra in gioco, esilia una creatura che non sia use di un avversario. E poi pian piano ce l'hai sotto al culo, tappi uno nero X e li dissolvi. Però la cosa più forte è che l'esilia. Quindi tu all'inizio del turno, alla fine del turno, usi il teleportation. E poi pian piano... E questo qua ti rientra in gioco sempre e esilia tutto. Pum 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 pum. Tra l'altro dice... Creature, ok, creature, però... Cioè, dimmi niente. No, no, è forte, mi piace. Sì. Poi è comunque un 4-3, mena pure. Mena pure, se gli vuoi dire anche qualcosa, un 4-3 non è che lo puoi scioccare normalmente, però sicuramente se devi fare 3 danni, sono 3 danni che devi fare a lui. Sì. Poi per fortuna è nero, lo tipo esiliato dal mondo, però straforte. L'altra carta forte che odio tantissimo è quella che costa 1-1 blu, che esilia la copia dell'incantesimo, tutte le copie dal cimitero e dal deck. E poi ti dice... Sì, esatto. E poi ti dice così perché stai piangendo. Ma se per caso l'avversario ce l'aveva in mano, fagli ripescare una carta. Che non è mai vero. È una cosa sempre falsa. Che tu ce l'hai un'altra in mano, capito? Cioè... E quindi è una cosa scritta che mi fa solo incazzare. E il contentino che ti fa ancora più incazzare. Sì, perché non mi dai un cazzo. Cioè, mi stai... E costa uno blu. Cioè, non due blu. Che dici, no, è rotta ma costa due blu. No. Funziona solo su stregoneria istantanei, però sì. Cazzo. Sì. Mi dirai. Mi hai fatto fuori tipo Light of Hope, Cram Session, quelle robe lì. Esatto. Ma quando vai in phase out non torna in gioco la creatura? No, perché è esiliata. No, allora, mediamente sono vinto di sì, però cosa succede? Che lui la prende, la digerisce, poi esilia il cubo, ne prende un'altra, la digerisce e via così. Sì, tra l'altro penso che appunto fasi, di conseguenza... Potrebbe anche essere che non si libera. No, no, a me non mi ricordavo che si liberasse, però forse non sono arrivato così. Ma comunque è una combo che mi ha fatto un po' rabbrividire, se si succede. Cleric Class, il prodotto, tanto non mi serve un cazzo. Killian T.O. Mi servirebbe di più... un Light of Command. Ma ce le avete sempre di mano, queste creature della minchia, però voi... È vero, eh?
Guarda un po', vaffanculo. Però potevo aspettare. Potevo aspettare perché mi sta andando troppo a grare quel cazzo di creatura. Ma fastidio. Cos'è lui? Sì? In realtà è che non aspettare. Quello che si raccoglie tutti i segnalini, quello so lì. Ah, ok, ho capito. Ok, quindi. Pianura. Cleric class. Cram session. Ce l'ho. Quindi io andrei. Configuro. Ok. Vediamo un po'. Dopo tiro giù Killian e mi metto in booster in sacco. Vabbè, carino. Ok. Ha il nero? No, non ha il nero. Quindi non dovrei temere troppo. Ok. Peccato che non c'è. Però andrai così. E così. Ah sì. Potrei attaccare o parare. Attacco. Attacca che guadagni. Eschi. Ora questo diventa un 4-4. No. No, no, non c'entra niente. Era quell'altro che diventa. Il pupazzo di zio. No, il pupazzo che non più. Ok. Tanto guarda, al limite. Te lo può tirare. Quindi va bene così. Ok. Sì, ti fai il pieno. Però per qua volendo glielo esigo. No, è un artefatto. Ah, giusto, monocolo. Però fa lo stesso. Fa lo stesso. Gli esilio qualcosa. Con questa che diventa una roba imbarazzante. Beh, però posso esiliargli la compagna. È un artefatto, ma è colorato, se fosse il caso. Allora, qua... Ok. Cominciamo a scalare sta cosa. Poi, io quasi quasi... Vedo se per caso ci vuole investire qualcos'altro. Brava, brava, metti. Va, vai, vai. Carica, carica. Tappa di mana. Facile, però difficile fare. Questo è l'incantesimo? No, è sempre artefatto. E io purtroppo. Però è vero. Questo mi rompe il cazzo. Questo mi rompe il cazzo. Vabbè, ma si cazzo di tutto il turno dopo, direi. Sì. Un po' di danni, ma abbiamo poco. Otto. Ma io quasi quasi non me li farei fare i danni. Va bene. Va bene tutto, però questa mi spacca veramente le palle. C'è il booster però. Lo so, però non è un monocolor, guarda. Pensa te. Per quello dico, fai il booster e poi gli esili di Great End.
Gli ho l'esilio subito direttamente, poi li faccio tutti, aspetta. E anche. Poi c'ho il mana lì. Finché continua a pescare ste robette, sì. Ai ai ai. Comunque. Vabbè, puoi restare qualcosa, no? Non ancora, perché mi manca un po'. Ah, manca un mana. Un mana, sì. Poi dopo sì. Peccato che però non ho. Beh, sì, ho cosa, sì. Guarda, questo diventa un mostro. Ok. No. Funzione, però. Sì, posso restare qualcosa, ma. Purtroppo. Ho solamente kill. Ma dovevi fare prima che le richiamate. Sì, per guadagnare qualcosa in più, hai ragione. Sì. C'hai ragione. E poi non mi avanzano. Però intanto anche se faccio un 4-4 non è che mi cambia la vita. Beh, comunque metticelo. Ma no. No, non, sì, non riesco. Due mana liberi. Ah, questa 3, Sì. Questa 4. Questa 3 più il sacrificio della puoi creatura. Puoi fare il pupazzo angelo? No, sì, però non c'è life gain, il pupazzo angelo no. Ah, è vero, è vero. E intanto grazie profumato TK per il mega ride. Grazie mille, grazie mille e benvenuti a tutti ragazzi. Benvenuti a tutti. Non nel migliore dei miei momenti, ma... Bravo. Va bene così. Attenzione. Serve a niente, ma attenzione. Vediamo un attimo. No, 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 no. Non ho abbastanza mana. Non ho abbastanza mana. Non ho abbastanza mana. Peccato. Peccato. Però potrebbe sempre uscirmi qualcosa dopo, ma... 16-16 mi tocca bloccarlo, non è che posso farci qualcosa. Purtroppo sì. Lo so, il mio Diego. Grazie, grazie, grazie. Come va ragazzi, tutto bene? Boh, avevo The Tyrant che... mi salva per un turno neanche. Però, però, se io lo trasformo in un 3-3. Poi... lo spacco e lo trasformo in un angelo, posso allungare le mie sofferenze. Esatto, faremo così. Che sarà completamente inutile, ma voglio vedere quanto riesco a sopportare ancora. E che ti devo dire? Sparo. Adesso pescherò una terra perché anche il mio matto se lo cazzo. Basta, muori. No, il Light of Romai. Ma facciamo restare qualcosa con la seconda... No, non ce la facciamo. Cleric class. No, non fare così! L'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto. Guarda, l'ho fatto perché mi sono rotto le balle. Non ce la facevi! Hai ragione, hai ragione, avevo vinto la partita forse. Ma perché? Perché sono un cazzone! Vabbè! Mamma mia! Ma perché volevo concedere in una maniera creativa? Ah, ho sbagliato! Potevi vincere in una maniera creativa! Hai ragione, potevo stravincere. Vabbè, però non blocco. Non blocchi, no, ha senso. Però non blocco. Vediamo se il mio mazzo è così forte che riesce a vincere anche in questo caso. Allora. Attenzione. Allora. Allora, vado a correggere il mio errore. Ma potevi guadagnare, no! Vabbè. Ma no, tanto comunque non ce l'ho letto come di sopra. No, ma potevi guadagnare e prendere segnalini con le classi, vabbè, ok. Ma vediamo, vediamo, vediamo. Santa pazienza, Funzione. Santa pazienza, avevo vinto per ora. Sì. Ora, cioè, riesco a vincere lo stesso, che, però... Hai comunque vinto. Però la tristezza... cioè... Non me lo merito se vinco lo stesso.
però potrei vincere lo stesso. La tristezza del vincere in una maniera barbina, ho vinto! Santa pazienza. Santa pazienza. Si può vincere in una maniera così brutta? La risposta è sì. La risposta è sì. Ma va bene. Ma va bene. Eh sì. Va bene, non me lo merito molto. Ok. Eccezionale comunque. Ah, cioè, sì, assolutamente. Ce l'hai messa tutta per perdere. Ce l'ho messa tutta per perdere, ma il mazzo ha detto no. Ha detto no. Tu, pescando una carta a turno, io ti faccio vincere lo stesso con zero carte in mano. Ok. Hai anche messo Light of Promise all'avversario per prenderlo per il culo, tra l'altro. Beh, cioè, è stata un'enorme presa per il culo. E va bene così. La cosa più vicina al trash talking che su Magic. E grazie Evil 6 per il follow, immeritatissimo, ma se cerchi il divertimento sei nel posto giusto, se cerchi il giocare bene ci stiamo lavorando.